La sua stampa regionale si dà appuntamento per un sit-in davanti al Tribunale di Caltanissetta, dove era prevista l'udienza del processo d'appello a carico dei giornalisti José Trovato e Giulia Martorana, a processo per non aver rivelato le fonti di una notizia. Noi vogliamo essere qua per, manifestare, far sentire la nostra vicinanza, la vicinanza del sindacato siciliano nei confronti dei due colleghi che pagano il fatto di una norma assolutamente, ormai anacronistica e assolutamente ingiusta. La Procura Generale ha ritenuto di dover fare appello e vediamo ora appunto come si svilupperà questo procedimento. Noi lo seguiamo molto da vicino e offriamo, il nostro sostegno a entrambi i colleghi in nome, di un diritto che è quello anche dei pubblicisti di non rivelare la fonte delle loro informazioni, in attesa che questa norma possa essere rivista a livello nazionale, perché è ormai assolutamente anacronistica e considerato che ormai i pubblicisti sono equiparati, svolgono attività a tempo pieno, così come i professionisti che svolgono questo lavoro. E questo procedimento capita appunto in un momento particolarmente difficile per l'intera categoria e quindi il sindacato sta serrando le fila su una serie di problematiche che sono la tutela del diritto all'informazione e della tutela di questo lavoro che giorno dopo giorno diventa sempre più difficile. La questione è semplice, secondo me la libertà di informazione è una cosa seria e non rivelare la fonte di una notizia confidenziale è una questione d'onore prima di tutto. Io oggi sono qua per avere difeso il diritto dovere di un giornalista di fare cronaca e di poter mantenere riservato appunto il nome di una fonte confidenziale. L'accusa è favoreggiamento nei confronti di ignoti, è questo ignoto che secondo gli investigatori avrebbe violato la legge e non ha fatto altro che dare una notizia a un giornale. Nello stesso giorno, la riunione della giunta regionale della sua stampa si è spostata presso l'istituto Testa Secca per discutere di vari temi che riguardano l'attività giornalistica siciliana, come ad esempio la situazione degli uffici stampa.